Tre punti meritati e prestazione convincente per l'Unitas Sciacca che ha superato per 4-1 il Mazara ieri pomeriggio allo stadio Gurrera. Il risultato è maturato già nel primo tempo a coronamento di trame di gioco interessanti e di numerose palle gol che avrebbero potuto rendere il punteggio ancora più rotondo. Per la squadra di mister Giuseppe Geraldi la partita si è messa subito in discesa, già dopo un minuto, grazie alla rete di Capitan Coco, che sfruttava un ottimo spunto di Gulino. I trapanesi però arrivavano subito al pareggio attraverso un calcio piazzato di Federico, abile a sorprendere il portiere argentino Devoto, che ieri ha sostituito l'infortunato Allegro. Lo Sciacca, nonostante il campo pesante, reagiva immediatamente giungendo ad altre marcature di qualità. Prima il raddoppio di Sant'Angelo con un preciso colpo di testa. Poi il 3-1 del difensore Salvucci, che sembra avere confidenza con le porte avversarie. Infine, sempre nel primo tempo, il 4-1 ancora di Sant'Angelo, a coronamento di una bella azione personale di Ido Iaga. In occasione della rete, però, Sant'Angelo veniva espulso perché, secondo il direttore di gara, reo di aver festeggiato con una esultanza troppo eccessiva. Nel secondo tempo, quindi, in inferiorità numerica, i neroverdi hanno badato soprattutto a mantenere il risultato, chiudere tutti gli spazi e respingere, senza troppi affanni, gli assalti degli ospiti. Tra i migliori in campo, Coco è Ido Iaga, che si dimostra essere giocatore di categoria superiore. In classifica lo Sciacca adesso ha 9 punti e fa un balzo verso le posizioni più tranquille. Unitas, che tornerà in campo domenica prossima, in trasferta contro il Monreale Calcio. In testa al girone A di eccellenza restano Canicattì e Mazzarese con 16 punti, in attesa della partita dell'Acragas, che giocherà mercoledì all'Esseneto contro il Castel Termini.